Il Trion delle Meraviglie, come abbiamo detto nella nostra scheda, è un luogo che ne racchiude in sé tanti altri. Ha vinto il censimento Luoghi del Cuore 2021 in modo quasi inaspettato. Quella ferrovia è indispensabile per lo sviluppo turistico, indispensabile per l'Italia, indispensabile qua per il lato francese, indispensabile per Nizza, indispensabile per Monaco. Nel 2012 erano già state chiuse molte linee secondarie in provincia di Cuneo e in regione Piemonte e nel 2013 si temeva anche per la Cuneo Ventimiglia-Nizza. Quindi da allora nasce un comitato a Cuneo che poi si coordina con altri comitati a Ventimiglia e in Varroia. Tutti uniti nell'intenzione di salvare la ferrovia sotto il motto La Cuneo Nizza unisce. Per me quella ferrovia era qualcosa di straordinario, proprio di fantastico. Nel 1979, quando è stata ristrutturata, abbiamo mancato di ambizione su quella linea. Era una linea internazionale e poco a poco era solo diventata una linea che faceva Nizza Tenda, perché i treni francesi non avevano più l'autorizzazione di andare in Italia. Nella notte del venerdì 2 ottobre ha cominciato a piovere, pioveva il mattino, il venerdì mattino, poi dopo nella serata, a partire dalle 4, dalle 5, è sceso un diluvio. Dal Colle di Tenda fino giù a Bray sono partiti tutti i ponti, sono partite tutte le strade, dei ponti che erano costruiti da cent'anni di anni. Le case sono partite una dopo l'altra, abbiamo dovuto evacuare la casa di ricovero. E noi qua in comune di Tenda, durante 2 giorni completi, 48 ore, siamo rimasti tagliati di tutto, non avevamo più luce, più acqua, più trasporti, più telefono, più niente non funzionava. Io sono stato costretto di dare alla popolazione di Tenda mezzo litro d'acqua per giorno per persona. Ho dovuto evacuare 68 famiglie che non sono ancora ritornate a casa e noi siamo sempre nel dramma. E i nostri fratelli di Limone si sono proprio messi in mosso per aiutarci. È arrivato della merce, è arrivato un aiuto fantastico, ma ci siamo accorti proprio che eravamo un popolo unito. Quello è il bello di quel treno, è la bellezza di tutto. La bellezza di tutto è che adesso tutti hanno capito a che punto quel treno è importantissimo. Questi territori si uniscono tramite una ferrovia che da Cuneo, quindi da quota 550, sale al Colle di Tenda, circa 1000 metri, e poi piomba rapidamente a quota zero, perché la ferrovia arriva fino a Ventimiglia e Nizza sul mare. La linea ferroviaria ha una serie di gallerie elicoidali, il cui scopo evidentemente è quello di far scendere con delle pendenze accettabili la ferrovia verso il mare. Si trovano sia nella parte verso la Liguria, quindi dal Colle di Tenda verso il mare, e sia nella parte da Limone a Cuneo, in particolare a Vernante. Quando c'è stata l'opportunità di aiutare nella raccolta firme del concorso Luoghi del Cuore del FAI, noi ci siamo buttati a testa bassa e abbiamo toccato con mano che la ferrovia è sentita come patrimonio, come bene comune dei cuneesi e non solo dei cuneesi, insomma. È un luogo che rappresenta natura, cultura popolare, paesaggi suggestivi, arte. Lungo il suo tragitto, fermandosi nei villaggi, possiamo scoprire piccoli tesori d'arte sconosciuti.
assolutamente da valorizzare. Noi chiediamo assolutamente a chi di dovere adesso di investire su questa linea ferroviaria, che non è assolutamente un ramo secco come per anni si è voluto far credere, anzi. E la vittoria è di una battaglia, ma è ancora lunga, perché noi saremo soddisfatti quando ci saranno i collegamenti adeguati, una linea in sicurezza, velocità accettabili e tutto quello che una linea del genere necessita.